Bella a tutti ragazzi, telegiornale, ben ritrovati in questo nuovo video. Appena finito il posticipo di Cagliari, tra Cagliari e Milan, c'è un po' di delusione tra noi tifosi rossoneri perché sono 2 punti persi, anche se il Cagliari ha meritato nettamente il punto. Il Milan non ha giocato praticamente il primo tempo, bruttissimo quarto d'ora iniziale, il Cagliari ha schiacciato i rossoneri nella propria metà campo. Nel secondo tempo è uscita un po' di più la formazione di Gattuso, però ci è voluto un guizzo di Gonzalo Higuaín per mettere a posto le cose. Siamo ancora troppo poco cattivi sotto porta, facciamo veramente troppa fatica a segnare. Stasera non una buona partita di Calhanoglu, Suso, Sprazzi. Higuaín è il solito bomber. Bene che sia centrocampo, Biglia così e così, per il resto la difesa ha sofferto solamente il primo tempo, le folate cagliaritane, però come vi dicevo, questi 2 punti potrebbero pesare nell'arco del campionato. Vediamo cosa hanno fatto anche le altre grandi. L'Inter ha clamorosamente perso in casa contro il Parma 1-0 con un gol dell'ex Di Marco, che ha fatto veramente un gol straordinario. Adesso si mette male per Luciano Spalletti, solamente 4 punti in classifica in 4 giornate, sotto accusa le sue scelte con l'esclusione di Mauro Icardi ieri dal primo minuto, non che quando sia entrato abbia fatto granché, anzi, ma anche la decisione di lasciare il giocatore Matteo Politano in panchina non ha convinto molto i tifosi nerazzurri che ieri erano in 60.000 allo stadio e saranno ancora 60.000 o più contro il Tottenham in Champions League. Il Napoli ha vinto 1-0 con un gol di Insigne, anche la Lazio oggi ha vinto 1-0, sempre faticando con un gol di Marco Parolo. Ha steccato la Roma, vinceva 2-0 contro il Chievo ed è finita 2-2, soltanto un miracolo finale di Olsen ha evitato addirittura una clamorosa sconfitta agli uomini di Di Francesco che ora sono attesi dalla terribile trasferta di Madrid in Champions. Quindi praticamente la grande che ha vinto come sempre è la Juventus con una doppietta di Cristiano Ronaldo. Erano attesi i suoi gol e finalmente sono arrivati. C'è stato anche però un bruttissimo gesto in Juventus Sassuolo, uno sputo di Douglas Costa nei confronti di Di Francesco che gli costerà veramente tantissimo. È stato espulso in campo, adesso il giudice sportivo dovrà valutare l'entità del suo gesto. Come minimo 4 giornate di squalifica per il brasiliano, che quindi rischia uno stop veramente lungo. Bene ragazzi, noi abbiamo visto e analizzato questa prima parte di quarta giornata, domani si conclude. E vi ricordo sempre di condividere il video, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di lasciare un bel pollicione lì in su e noi ci vediamo alla prossima.